Adesso è il momento della riconciliazione, ribadisce davanti alla folla di Bengasi Mustafa Abdel Jalil. Il leader del Consiglio nazionale di transizione ha annunciato ufficialmente la liberazione della Libia. Mustafa Abdel Jalil ha detto che si sta organizzando la sicurezza nazionale e un esercito a difesa delle frontiere. Ha poi annunciato che i dettami dell'Islam saranno alla base del nuovo ordinamento libico. Siamo un paese musulmano, ha detto. La Sharia sarà il fondamento di tutte le leggi. E quindi qualsiasi legge che non corrisponda ai principi dell'Islam non sarà più applicata. Non è una novità, l'intenzione di applicare la Sharia era stata preannunciata. Resta da vedere quale ne sarà l'estensione e quale interpretazione sarà prevalente. Il Consiglio nazionale di transizione appare piuttosto diviso su molti aspetti della ricostruzione, ma ha promesso una rapida partenza delle riforme democratiche ed elezioni entro i prossimi 8 mesi. Nel corso dello stesso discorso davanti alla folla di Bengasi, è il vicepresidente Goga a confermare il rispetto degli accordi internazionali. Il popolo libico, dopo aver costruito uno Stato di diritto, assicura al mondo che rispetterà tutte le intese firmate in base a standard internazionali, ha detto.